Amici di Sala Stampa, per questa domenica non ci troviamo allo stadio, ma ci troviamo in una location davvero esclusiva, esattamente una sala cinematografica per ammirare quello che è la trasferta del Catania a Milano. Sentiamo poi i commenti del pre e il dopo partita. Effettivamente non possiamo andare a Milano, ci vediamo la partita ovunque. Un pronostico pre-partita. 0-1 per il Catania. Si spera almeno un pareggio, perché la squadra c'è, è motivata e gli avversari hanno dei giocatori in meno molto validi. Il cinema è un modo bello, goliardico di sentirsi coinvolti nella partita. Al cinema come in curva? Meglio. Non prendiamo freddo e comunque siamo comodi e c'è anche la bevanda inclusa. Un pronostico per questa trasferta? 2-1 per il Catania. Un pronostico sul risultato? Ah, 1-0, non basta. Ci basta 1-0. Anzi, speriamo. Chi segna? Eh? Chi segna? Lopez. Clamorosa, meno 5 minuti all'inizio del match, già si registra il tutto esaurito. 5-3-2 o 3-5-2 in base ai due esterni come verranno utilizzati. Andiamo a rivedere. In questa pausa, durante l'intervallo tra primo e secondo tempo, la signora sicuramente ha ammirato un Catania che forse poteva conquistare qualcosina in più. Anche pareggiare 1-1. C'è una parte destra difensiva che non ha funzionato. Speriamo nel secondo tempo che possa mutare. Certamente dovranno essere fatti alcuni accorgimenti tecnici. Lanzafame non sta giocando in copertura e probabilmente dovrà essere sostituito. Entro un'altra punta. Che ne dici? Non è un bomba, no, però è un giocatore di una grandissima partita con questa bella conclusione, altrettanto bella parata. 4-0 per il Milan, se vino. Cos'è successo secondo lei oggi? Abbiamo incontrato un Milan più forte e noi abbiamo sbagliato tutto. Il Milan è stato molto più forte. Poi il fallo di mano c'era, del regole per il Catania c'era tutto. Però vabbè dai, ci sta col Milan fuori casa, poi veniamo da un tour de force di partite che ci siamo portati 8 punti quando si era previsto 2-3 punti. Purtroppo ci sta anche questa sconfitta, il Milan è il Milan.